La ripresa non è lontana, lo sostengono gli imprenditori e gli esperti di commercio estero, che oggi pomeriggio si sono dati appuntamento al chilometro rosso a Stezzano per il convegno Come farsi comprare all'estero. I consumi hanno segnato una decisa frenata in Europa e per mantenere le produzioni alte le imprese devono puntare sui paesi emergenti, mercati complessi che richiedono prodotti innovativi e competitivi. Il Made in Italy è ancora un grande valore aggiunto riconosciuto all'estero. Il Made in Italy è uno dei marchi, dei brand più noti e più riconosciuti a livello mondiale. Siccome è legato molto alla qualità del prodotto, ma al gusto dei consumatori, siano esse persone, siano esse imprese, va alimentato mantenendo alta la qualità e l'innovazione dei prodotti, il design, e costruendo iniziative che lo facciano, continuino a farlo apprezzare sempre dai nuovi consumatori. Perché i vecchi consumatori dei mercati maturi li conosciamo, dobbiamo agguantare i consumatori dei mercati emergenti. Dallo scorso anno il legislatore ha codificato un nuovo strumento che consente alle imprese di operare in forma aggregata. È il contratto di rete, funzionale all'internazionalizzazione delle imprese e alla difesa del Made in Italy, ma il governo pensa ad ulteriori passi in avanti. Per valorizzarlo e promuoverlo attraverso la riorganizzazione della rete di promozione all'estero, mettendo a sistema tutti gli enti, le strutture pubbliche e private, associative, che lavorano per promuovere il mercato all'estero, dall'agenzia ICE che è stata ricostituita, alle regioni, alle camere di commercio, alle associazioni imprenditoriali. Un tavolo comune per individuare priorità e strumenti e settori fondamentali. In secondo luogo si tratta di tutelarlo, lì ci sono una serie di iniziative che vanno dalla lotta alla contraffazione alla tutela dei brevetti e dei marchi, del design che è patrimonio italiano, su cui lavoriamo sia in Italia che all'estero con uffici specializzati.